Buongiorno, sono Emanuele Doria e svolgo per Bio Italia la funzione di responsabile commerciale per le regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e provincia di Ferrara, dove ci troviamo oggi. Più precisamente siamo nel comune di Codigoro. Siamo ospiti nei campi di radicchio di un gruppo di imprenditori rappresentate dall'azienda Bertaggiateri e oggi abbiamo il responsabile tecnico agronomico Fabrizio Tioccio, che è un profondo conoscitore del radicchio. Qui vediamo in raccolta il nostro più famoso e storico ibrido Leonardo, che è stato il pioniere nella transizione da selezioni locali a ibridi, permettendo così di far conoscere il prodotto a più zone d'Italia e del mondo, grazie alla sua flessibilità di coltivazione, raggiungendo volumi tali da essere preso in considerazione non solo dal mercato fresco, ma anche da industrie di lavorazione e quarta gamma. Il produttore coltiva piante uniformi, produttive, con poco scarto e sane, grazie anche all'introduzione di resistenze genetiche che si trovano normalmente in natura, come i nostri più recenti ibridi Canova e Barocci, che resistono al virus del tomato spot, problema che affligge alcune zone d'Italia deprezzando il prodotto. Il trasformatore acquista cespi molto uniformi tutto l'anno, che semplificano i processi di selezione e lavorazione della merce, permettendo anche un buon grado di stoccaggio in cella frigorifera. Il consumatore finale può reperire il radicchio fresco 12 mesi all'anno, grazie alla nostra gamma diversificata, puntando su un prodotto sano, croccante e naturale. Lascio ora la parola a Terry Bertaggia, dell'azienda Bertaggia, e a Fabrizio Tioccio di AgriTioccio. Buongiorno, sono Terry Bertaggia, rappresento l'omonima azienda agricola e comunque faccio parte di un gruppo di aziende, in questo caso tre, che diciamo hanno cercato di riunirsi per poter affinare tutte quelle che sono le tecniche che vanno dalla preparazione del terreno, coltivazione, l'esperienza per tutto quello che riguarda la stagionalità, per tutto quello che riguarda gli interventi da fare sul radicchio e, ultima parte, anche una buona commercializzazione in maniera di completare, diciamo, il più possibile il ciclo del radicchio dalla semina a quando il consumatore ne usufruirà. Buongiorno, sono Fabio Fregnan, responsabile dell'ufficio elaborazione e ordini della Vivai Bacchetto di Chioggia. La Vivai Bacchetto di Chioggia nasce nel 2003, è stata fondata dalla famiglia Bacchetto. La famiglia Bacchetto, dalle sue origini, ha sempre ricercato di migliorarsi nella cultura e nella formazione di giovani piantine atte al trapianto in piano campo. Partiamo dalla semina, quindi dalla chiusura del seme, alla crescita e allo sviluppo di una piantina idonea al trapianto in piano campo. Oggi sono qui nei campi dell'azienda agricola Bertaggiateri per vedere qual è il risultato finale del nostro lavoro. Per me è una grandissima soddisfazione oggi essere qui e vedere un campo di queste caratteristiche stupende in cui la qualità del radicchio che si può vedere è di ottima qualità. Sono Fabrizio Tioccio, che si occupa della parte, diciamo, della produzione del radicchio. È da 50 anni che faccio questo lavoro qua e mi occupo solamente esclusivamente di radicchio. Prima avevamo le varietà tradizionali nostre e adesso abbiamo cominciato da un bel po' di tempo a coltivare questo radicchio qua, Leonardo, che è buonissimo e si adatta benissimo a diverse zone. Noi siamo soddisfatti del prodotto perché siamo ai livelli massimi, diciamo, di produzione. Con queste varietà della Beio noi ci troviamo bene, siamo soddisfatti, diciamo, del prodotto che esce. Questa varietà di Leonardo riesce tantissimo bene, si adatta bene anche nei vari terreni, i vari climi e i vari periodi. L'obiettivo aziendale della nostra azienda è la produzione di piantine orticole di elevata qualità. Beio per noi è un partner importante, in quanto con la propria ricerca ha sviluppato negli anni varietà che ci permettono di riuscire a consegnare le piantine di radicchio in tutte le regioni italiane, anche all'estero, e di riuscire a coltivarle per quasi 12 mesi all'anno.